Salve a tutti ragazzi, sono Red e benvenuti in questo nuovo video di mod. Oggi andremo a parlare della Real Solar System, una mod che, grazie alla Copernicus, scala il sistema di Kerbal nel sistema solare vero. Questa mod va semplicemente a rimpiazzare tutti i pianeti di Kerbin, mettendo i pianeti veri, partendo da Mercurio fino ad arrivare a Plutone e la sua luna Caronte. Ora, andiamo alla tracking station. In questa versione di Kerbal c'ho anche due pacchetti grafici che dalla tracking station non si vedono. Però se andiamo in un satellite a caso, i pacchetti grafici sono la Scatterer, che semplicemente fa lo scattering ambientale, e la Environment Visual Enhancement, che aggiunge le nuvole e altra roba. Qua potete vedere Venere e qua la Terra. Ok, come primo pianeta troveremo Mercurio, che è piuttosto piccolo, ha una gravità alla superficie di 0,3 g e ha un raggio equatoriale di 2440 km. Nonostante sia il pianeta più piccolo, è comunque molto più grande di Kerbin, dato che Kerbin raggiunge i 600 km di raggio. Ha un periodo orbitale di 58 giorni e 15 ore ed è il pianeta più vicino al Sole. Poi, successivamente abbiamo Venere, che ha una gravità superficiale quasi simile alla Terra, 0,90, e Venere e la Terra sono molto simili, solo che data la spessa atmosfera di Venere e la vicinanza col Sole è praticamente bruciata, quindi avremo una temperatura alla superficie che è 737 Kelvin, che sono circa 500 gradi centigradi, quindi è abbastanza difficile. Andare su Venere neanche tanto, perché comunque è molto più vicino. Per esempio, andare su Venere è molto più semplice che andare su Marte. Prossimo pianeta, penso che si conosca. Noi siamo qui. La Terra. Non c'è molto da dire sulla Terra, penso che sia ovvia la roba. Una cosa che vorrei far notare è che il sito di lancio si trova a Cape Canaveral. Questo rende le cose un po' complicate per l'entrata in orbita oppure i lanci verso la Luna, poiché andando in orbita su Kerbin voi sarete sempre in un'orbita equatoriale, quindi potete andare ovunque da, soprattutto anche la Luna è in orbita equatoriale. Mentre nella Real Solar System il sito di lancio è a Cape Canaveral, che è a 28 gradi sopra l'equatore, quindi sotto quell'inclinazione voi non potrete mai lanciare. Quindi se per esempio dovete lanciare sulla Luna, dovete per forza aspettare l'allineamento corretto. Il pacchetto Realism Overhaul offre un sacco di aggiunte grafiche, come si può vedere anche da qua, le aurore boreali, luci delle città, lens flare per l'RSS, dato che quello stock per qualche motivo non funziona. Poi Luna anche questo, nonostante sia la Luna, è più grande di Kerbin, ha un raggio di 1700 km, ha una gravità di 0,1. Ci sono state 12 persone su questo piccolo pianetino. Prossimo pianeta è Marte. Come ben sapete, Marte ha un'atmosfera molto rarefatta, una gravità di 0,3 g e un raggio di circa 3300 km. Marte è riuscito col tempo a catturare due asteroidi che sono diventati Phobos, che sono minuscoli, infatti hanno una gravità di 0,001 g e una velocità di fuga di 14 metri al secondo, che è niente, e Deimos. E sì, c'è un piccolo problema su Deimos, che è presente da tante patch. Poi, dopo Marte abbiamo Giove, gigante gassoso con un diametro di 69.000 km e una gravità in superficie di 2,6 g. È il pianeta più massiccio del Sistema Solare e è anche il primo pianeta dei pianeti esterni del Sistema Solare. Semplicemente la divisione è fatta da una fascia di asteroidi che è presente qua, che può essere aggiunta con l'uso di una mod, solo che questa mod aggiunge più di 4.000 asteroidi e fa laggare completamente il gioco. Giove ha quattro lune principali, le galileiane,
che sono Io, Europa, Ganimede e Callisto. Ognuna di queste lune ha una sua particolarità. Sono più o meno simili come lune da dimensione, composizione, forse qualcuno può variare per attività vulcanica, ma generalmente sono più o meno tutti uguali. Passando al prossimo, c'è Saturno con i suoi magnifici anelli e la sua luna principale, Titano. Saturno c'è anche delle lune inferiori che potete vedere qua, che sono state fotografate molte volte da Cassini. Qua abbiamo Encelado, Tetis, Dione, Rhea e poi Titano, con il suo bel colore arancione, un'arancia spaziale. Titano, ah, giusto. Nonostante Saturno sia uno dei pianeti più grandi del Sistema Solare assieme a Giove, è anche uno dei pianeti meno densi del Sistema Solare. Infatti potrebbe galleggiare in un oceano, teoricamente. Saturno ha un raggio equatoriale di 57.000 km. Ah, giusto, c'è anche Geppetto in un'orbita abbastanza lontana da Saturno, con 735 km di raggio equatoriale e poco più grande di Kerbin. Questo penso faccia capire un po' le dimensioni del vero sistema solare in confronto a quelle di Kerbin. Passando a Urano, visitato durante le missioni Voyager, ha un raggio equatoriale di 24.000 km e una, di nuovo, non ha proprio senso parlare di superficie, gravità nella superficie, perché raggiungere il nucleo roccioso dei giganti gassosi è pressoché impossibile, dato che l'atmosfera è, infatti, basta guardare qua, la pressione atmosferica è di 15 volte quella terrestre. Che è tanto. Eccoci qua, Nettuno ha un raggio equatoriale di 24.000 km, ha la sua luna Tritone, che anch'essa ha un'atmosfera molto rarefatta, infatti ha una pressione atmosferica di 0.009 atmosfere. E poi arriviamo all'ultimo, quello che un tempo era considerato pianeta, Plutone. Ora, se mi permette, ok, la faccia scoperta da New Horizons è questa, dovrebbe essere più o meno questa. Sì? Vabbè, comunque, anche a Plutone, date le ultime scoperte con la New Horizons, gli hanno anche aggiornato le texture. Questa cosa qui che vedete è l'atmosfera, che a quanto pare la scatterer dà problemi a grandi distanze. Infatti potete vedere qua il Sunflare, e quel puntino là è il sole. Plutone ha un raggio di 1000 km circa e una gravità di 0.06. Atterrare su Plutone sembra facile, dato che ha poca gravità. Il problema è atterrare su Plutone, perché è molto molto distante. Questa è Giove, noi saremo tipo qui dove vedete questo satellite, e soprattutto è anche in un'orbita abbastanza inclinata rispetto agli altri pianeti, quindi Plutone è sicuramente difficile da raggiungere. In più, Plutone ha come luna Caronte, che effettivamente non è una luna, diciamo che si orbitano a vicenda, però di nuovo le limitazioni del motore fisico di Kerbal impongono queste cose. E questi sono i pianeti della Real Solar System. Più in là farò degli altri video mod per tutte le mod che vanno, che bisogna usare per far funzionare la Real Solar System, perché purtroppo la Real Solar System non può funzionare con una mod. Si può giocare benissimo, il problema è che le parti stock non sono troppo poco inefficienti per la
Real Solar System servono delle quantità di delta V assurde. Infatti, solo per orbitare Kerbin servono 3,5-4 km al secondo di delta V. Per orbitare la Terra servono 9 km al secondo di delta V, più del doppio. E farlo con le parti stock ci si può riuscire. Il problema è che servono dei craft enormi per riuscirci. Per questa mod è tutto, un saluto dal team di Kerbal Italia dal Red. Ciao!